come era prevedibile anche alla vigilia, grazie a cosa l'ha vinta la sua squadra alla fine? Ma oggi dire la caparbietà credo sia anche riduttivo perché caparbio è stato pure l'Arezzo. Oggi abbiamo vinto perché abbiamo fatto un grandissimo primo tempo dove abbiamo pressato l'Arezzo in ogni zona del campo e quando non l'abbiamo fatto ci siamo tra virgolette abbassati di 15 metri e non abbiamo concesso il solito palleggio all'Arezzo che è il maestro in questo campionato, secondo me, una delle squadre più forti da questo punto di vista. E se gli dai quel palleggio in mezzo al campo e poi quando ti aprono sugli esterni diventa difficile arginarli. Quindi abbiamo fatto bene, abbiamo fatto gol, secondo me abbiamo creato tante altre situazioni potenzialmente importanti. Secondo tempo si è aperto un po' in maniera diversa perché abbiamo deciso di far giocare un po' più loro nella loro metà campo, precludendo tutte le linee di passaggio. E abbiamo veramente concesso pochissimo, poco poco. L'Arezzo ha cercato sempre di giocare, però poi l'errore ci sta. Ci sta l'errore, ci stanno i giocatori bravi e abbiamo subito gol. La reazione della squadra è stata fantastica perché non ci stava il pareggio naturalmente, perché noi oggi avevamo bisogno assolutamente di vincere. E su un piazzato abbiamo fatto gol, secondo me un grande gol. L'unica pecca, come ho detto prima ai colleghi, è che dovevamo chiuderla dopo. Perché poi fino alla fine è dura, 5 minuti di recupero, la partita è ovviamente abbastanza tesa, tosta, giusta, maschia, come deve essere una partita a questo livello e soprattutto a questo punto del campionato, e l'abbiamo vinta secondo me con merito, nulla togliendo all'Arezzo, che secondo me è una squadra veramente molto forte. Cosa è successo in quel finale? Tanto nervosismo, cartellini fuori lei, fuori dal No, canto. io fuori perché ho alzato il braccio per chiedere una cosa all'arbitro, ma che non potevo gesticolare, quindi ho buttato. Poi, dico la verità, ero fuori, non ho visto tanto. Il mio vice mi ha spiegato che dal canto era dentro al campo per togliere un giocatore da lì, quindi per fare del bene. Lui uguale, poi succedono le solite cose, però finisce tutto al triplice fischio dell'arbitro, finisce tutto. Martedì c'è il recupero a Piacenza. Che sensazioni ha, viste come va a finire questo campionato? Oh, sensazioni sono buone, noi andiamo da primi in classifica e quindi chi deve avere problemi devono essere sicuramente, non sicuramente noi, non dobbiamo essere noi. Abbiamo 3 partite da fare, quindi abbiamo questo scontro diretto, molto importante. È uno scontro diretto che si sarebbe dovuto giocare all'andata, invece si gioca 2 partite alla fine. E quindi siamo molto molto fiduciosi, tranquilli, la squadra è viva, è forte. Sta anche bene fisicamente, di testa uguale, perché oggi se no questa partita non la vinci se non sta bene di testa. Loro hanno vinto, mi pare, al 93esimo, una delle tante partite hanno vinto al 93esimo, quindi vuol dire che anche loro stanno bene, è una squadra che ci crede fino alla fine. Sarà una gran partita, dai, sarà una gran partita, speriamo che vada bene per noi naturalmente.